Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidai, oggi siamo qui in un nuovo unboxing, abbiamo questi due pacchi, poi vi devo mostrare anche altre cose e andiamo subito ad aprire questo pacco che arriva da Amazon, che ho comprato ieri. In realtà sono due cosine, ma dovrebbero essere molto molto interessanti. Abbiamo questo coso qua e questo cavetto. Allora, questo qui è un semplice cavetto HDMI, mini HDMI dovrebbe essere, o micro, non lo so ragazzi. So solo che è quello che mi serve per collegare la fotocamera al MacBook tramite una serie di adattatori e cose varie. Potrebbe essere una cosa molto interessante. Mentre questa cosa qui è una cosa che volevo da tempo, che in realtà all'inizio non sapevo neanche che esistesse, e non costa neanche tanto, anzi costa veramente poco. Ovviamente poi vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Però fondamentalmente è un timer, diciamo. Sentite? Ok, ho già fatto casini. Il fatto sta che è un timer per i timelapse, quindi si mette la fotocamera sopra. Esempio, GoPro. Attacco della GoPro in questo modo. Dopodiché, se si vuole fare un timelapse, si gira e la fotocamera piano piano si girerà. Che poi è più complicato spiegarlo che farvelo vedere, quindi la piazziamo qua e vediamo cosa succede. E ci siamo, poi vabbè il cavetto lo proveremo, ma andiamo alla cosa interessante che è questa qui. Allora, questo qui non arriva da Amazon, ma arriva da DHL, perché me l'ha mandato direttamente l'azienda. E dovrebbe essere una cover per il MacBook. Si chiama Dock Case. E l'idea è appunto che sia una cover con anche tutti gli adattatori, cosa che potrebbe essere molto molto interessante. Andiamo ad aprirla senza fare danni. Io ste plastichine non so mai come aprirle, alla fine rischio sempre di fare cose a caso. Ce la possiamo fare. Ok. Bene, ah, tra l'altro qua è già la pelle. Va bene, va bene, va bene, va bene. Questi non ci servono, facciamo anche un po' di ordine qua sulla scrivania. Andiamo ad aprirla. Ah, ok, funziona così. Molto bene. Già la scatola sembra molto carina. Ok. Sì, 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 molto interessante. Questi qui li mettiamo qua un attimo. Questa qui dovrebbe essere la cover, quindi teoricamente il MacBook dovrebbe entrare qua dentro. Ah, ok, qua c'è un coso con le istruzioni, presumo. Queste qui sono le istruzioni, cioè, bravi, non hanno messo 3700 manuali inutili che nessuno legge. Neanche quello leggerò, tra l'altro. Questo qui invece è il cavetto da USB-C a USB-C, che poi sarebbe Thunderbolt 3, ma questi sono dettagli. Funziona che voi avete il vostro bellissimo MacBook. Non so se ci sta dentro anche con la cover. No, non credo, dobbiamo toglierla. Sì, tra l'altro questa cover, ragazzi, tanta roba. Nel senso, se volete stare sicuri di non far danni al MacBook, dovete comprarvi una cover tipo questa qui, UAG, perché protegge veramente tanto e anche dal punto di vista estetico, cioè, a me piace un sacco. L'unica cosa è che appunto è un po' ingombrante, ma neanche troppo. E tra l'altro non è così facile da mettere e togliere. Credo che sia tipo la prima volta che la tolgo, forse. Sì, se dobbiamo trovare un difetto, oltre al fatto che è grande, è impossibile da togliere. Oh, mamma mia, mi mancava il MacBook così. Si va a inserire, che ci sta alla perfezione. Tra l'altro, tipo, questa qui è una chiusura magnetica molto molto carina. E questa roba poi la si mette nello zaino. Già qui il computer è protetto. Poi credo che, tipo, qua ci va il cavetto, una roba del genere. Quindi, che ne so, voi siete in viaggio, arrivate, aprite il vostro coso, tirate fuori il MacBook, cavetto. Qua c'è un coso per l'entrata USB-C. E collegando appunto questo, voi avrete a disposizione tutti questi adattatori. Quindi la porta Ethernet, l'HDMI, altre due USB-C, 3 USB 3.0 e adattatori per le schede, micro SD ed SD normali. Tutto questo senza portarsi in giro 3000 adattatori o cose del genere, tipo questo, oppure ne avevo anche un altro da qualche parte, che tra l'altro comunque è molto comodo perché è piccolo e ha tutte le cose. Ma questa è un'altra storia. Vediamo rapidamente solo se funziona. Poi ovviamente bisognerebbe capire bene se la velocità di collegamento è giusta, cose del genere. Ma vediamo. È tipo, qui ho la mia SD della mia fotocamera, l'altra fotocamera. La andiamo a inserire qui, teoricamente così. Ok, c'è anche una lucina verde molto molto simpatica. E dovrebbe leggermela. Sì, me la legge, perfetto. Non c'è trucco e non c'è inganno, funziona. Non so in realtà quanto la userò questa cosa qui, sia perché sono innamorato fondamentalmente di lei e sinceramente mi sento molto più sicuro con un'altra cosa,
cover, sia perché appunto questo adattatore per quello che devo fare io mi basta. Però è molto molto intelligente e mi piace molto l'idea di avere una cosa che allo stesso tempo fa due altre cose. Ovviamente se magari prima o poi dovrò andare in un posto, diciamo, elegante, dove sono richiesti appunto certi standard di eleganza, di vestiti o cose del genere, non posso andare con una roba del genere, quindi tiro fuori la mia cosettina, mi presento lì, tacchete, posso fare il figo. Questo è il succo. Per il resto comunque è molto molto solida questa cosa qui, e sicuramente, che ne so, nello zaino, se non avete il portacomputer, dà molto più protezione di una qualsiasi cover di questo genere. Oltre al fatto che, volendo, se uno vuole andare per caso in giro solo con questa, se la porta in giro, non ha bisogno di adattatori o cose varie. Devo vedere se ci sta nel mio zaino, e a proposito di zaini ne approfitto per parlarvi del mio nuovo zaino che ho comprato a New York, non so se avete visto nel video. Fatto sta che è uno zaino della Superdry. Purtroppo la Superdry non mi sta pagando un centesimo per dire che ho comprato questo zaino. Anzi, se per caso qualcuno che ha amici, conoscenti, parenti che lavorano alla Superdry gli dicano che c'è Yakidale che ha un vostro zaino ed è super contento perché gli piace un sacco. E molto rapidamente ha porta computer, dovrebbe starci, sì, ci sta al limite, diciamo. Però appunto il bello è che non serve il porta computer, perché già questa dà protezione. Ma continuando la review di questo zaino, qua c'è una bellissima taschina. Quindi vabbè, oltre a questo qui che è il compartimento grande, qua c'è questa simpatica tasca, non so quanto vedrete, però questa qui è molto utile per mettere delle cosine veloci, anche solo, che ne so, il portafoglio, visto che è una tasca interna, così difficile anche da aprire, da borseggiatori e cose varie. Proseguendo, qua c'è un'altra tasca, e questa qui è la classica con portapenne, tutte le varie tasche qui, qua dietro, sopra, sotto. Io la uso per metterci cavetti, cose, che ne so, le batterie della fotocamera, tutte cose che devono avere un posto preciso comunque, e quindi è scomodo averle qua sparse in giro. E poi abbiamo l'ultima tasca, che è molto molto intelligente, che è fondamentalmente tutta questa parte qui, che però si apre solo da qua, no? Quindi io qua dentro ho un po' di roba tipo occhiali e scotch, perché sapete che io vado sempre in giro con dello scotch. Però vedete, si entra fino a qua, quindi per esempio io riesco a mettere senza problemi il cavalletto che sto utilizzando adesso per registrare, cosa molto molto comoda che pochi zaini hanno, perché di solito l'ultima tasca è semplicemente una tasca piccolina dove non ci sta niente. E tra l'altro qui è anche tipo, e tra l'altro qui ha anche delle protezioni per evitare che per sbaglio escano cose. Ai lati invece ha le due taschine abbastanza classiche, sempre con le protezioni per evitare che escano cose. Qua ho tipo i cosi dell'aereo, yeah, anche volendo il coso per le cuffie. E questa qui, niente, è molto molto semplice. Qua ci sarebbe tipo il porta documenti, ma non so in realtà per cosa lo userei, perché un documento non mi fido a tenerlo qua. Magari, che ne so, la tessera della metropolitana, piuttosto che, non saprei. Qua ci sono anche i laccetti per agganciarlo. Purtroppo non ha le tasche che diciamo permettono di mettere cose esterne. L'altra cosa è un po' rigido, quindi quando è vuoto, diciamo, non è che stia benissimo, ma non è un problema mio perché il mio zaino è sempre pieno. Il fondo è molto molto figo, è tipo fatto zigrinato, che sembra molto resistente. E poi vabbè, si indossa molto molto semplicemente, e ha anche il coso qua, non mi ricordo mai come si chiama, quello per distribuire il peso, insomma. Ok, vi chiederete cosa ce ne frega a noi. Semplicemente, almeno io, trovo di una difficoltà mostruosa trovare uno zaino che faccia il caso mio. E se il mio mitico zaino della Decathlon mi piaceva appunto per tutte le tasche, questo qui è tipo perfetto. Il problema è che è molto fragile, cioè io ogni volta ho paura che qua sotto si aprisse in due e tutta la mia roba tecnologica andasse sparsa per il globo, perché comunque non è uno zaino per essere caricato da chili e chili di attrezzatura. Quindi io è tipo un anno che sto cercando uno zaino bello e non lo trovavo. Non volevo prendermi lo zaino North Face che hanno tutti perché va di moda, e comunque quelli lì sono oggettivamente degli zaini belli, e ho trovato questo qui che in Italia non l'avevo mai visto e sono contentissimo, quindi volevo condividere questa gioia con voi. Oltre al fatto, già che ci sono, che mettiamo dentro questo video, non so se avete notato, ma qua dietro è cambiato qualcosina, o meglio, il pannello fonoassorbente, ve lo ricordate? Non era così grande, perché era tipo la metà, era tipo un rettangolo e aveva il bianco intorno. Ho recuperato questo qui, che invece adesso occupa praticamente tutta la parete. Praticamente quello di prima era solo una cosa di questo tipo, questo qui invece occupa tutta la parete. E sinceramente mi piace un sacco l'effetto che fa. Diciamo che così la postazione è più o meno terminata. L'unica cosa è che, vi ricordate la striscia LED che avevo messo sotto? Adesso non fa più tanta luce come prima, quindi non so se spostarla, se fare cose del genere. Tra l'altro il vantaggio è che non è neanche fissato, nel senso
star così a pressione senza problemi, non t'addincio il muro e quando voglio posso toglierlo. Assolutamente non male come cosa. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di andare a dare un'occhiata ai miei video precedenti, tipo quello di New York. Ho fatto un po' di video su New York, tutto il mio viaggio, diciamo, che secondo me sono molto molto carini. Se volete rimanere in contatto con me potete seguirmi su Instagram, su Telegram e anche su Twitter. Incredibilmente sto usando altri social network. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.